Per quanto capisco anche in termini militari. Vuol dire che presto avremo un esercito europeo? Credo molto nella comunità europea e se c'è l'esigenza anche dal punto di vista di una copertura militare, perché no? Io so per l'Europa unita, ma non questa, l'Europa dei popoli. Intanto dovremmo svilupparla con l'esercito e cose del genere, utilizzare meglio i soldi. Magari per istruzioni. Una cosa che si dovrebbe sicuramente fare. Un esercito comune, certo, un esercito europeo. Ah no, con tutti questi nazionalismi che ci sono penso che sia irrealizzabile un esercito. Ma ritengo che non ci siano i presupposti. Un esercito comune mi trovo d'accordo, sì. Non sono d'accordo su chi però costruisce muri. La cooperazione rafforzata permanente, l'acronimo è PESCO in inglese, è un articolo del Trattato di Lisbona che è entrato in vigore nel 2009 che permette ad alcuni paesi membri, a un gruppo di paesi membri, di collaborare più strettamente su temi relativi alla difesa. È stato però attivato questo articolo soltanto nel dicembre 2017. I paesi che restano fuori sono la Gran Bretagna, Malta e la Danimarca. Non si tratta della creazione di un esercito europeo, non si tratta di una struttura alternativa alla NATO, quindi per qualsiasi minaccia alla sicurezza territoriale dell'Europa, la NATO resta il quadro di riferimento. Non si tratta di creare una politica europea di difesa, restano le politiche nazionali di difesa. I paesi membri però hanno raggiunto un accordo a collaborare di più su questioni tecniche relative al mercato, relative alla ricerca e allo sviluppo, relative alla logistica, all'addestramento comune. Ci sono attualmente 17 progetti al vaglio dei ministri e bisognerà vedere nel corso del 2018 quali andranno avanti. Quindi c'è anche un incentivo economico affinché i paesi membri collaborino di più sul settore della difesa. Se la PESCO dovesse portare i paesi membri a collaborare di più nelle loro politiche nazionali di difesa, allora possiamo dire che la PESCO avrà anche un impatto sull'integrazione europea. Quanti ne avete visti di cannoni simili a questo? Qui siamo a Bruxelles, ma ce ne sono in Italia, in Francia, in Germania. Sono tutte armi alla fine molto simili, prodotte però da ogni paese singolarmente. Ora questi paesi, che un tempo non lo erano, sono paesi alleati. E quindi la Commissione europea, accanto alla PESCO, programma di politica per la difesa comune che è stato lanciato qualche settimana fa, già lo scorso anno aveva lanciato un programma comune per l'industria della difesa. Quindi in Europa non ci sarà un esercito europeo, per il momento non se ne parla, però ci sarà una politica comune di difesa e questo è qualcosa che potrà aiutare anche molto l'industria europea perché si allargherà la misura dei programmi. Vuol dire che la Commissione, finanziando anche in proprio con oltre 1,5 miliardi l'anno, vorrebbe fare in modo che l'industria europea della difesa e i governi si mettessero d'accordo per collaborare e ottimizzare la produzione dei sistemi d'arma, cosa che tra l'altro favorirebbe probabilmente anche molto la nostra industria.